Salve a tutti, siamo al rione pescatore della Marina di Melito Porto Salvo. Come vedete dalle immagini siamo nel posto dove viene preparato il pesce per domani, la sagra del pesce. Finalmente sagra del pesce ritorna a Melito Porto Salvo dopo una breve pausa e quindi siamo pronti, il pesce fresco è arrivato, ci sono tantissimi ragazzi collaboratori della marineria di Melito. Ecco, il pesce deve essere pulito, preparato e pronto per domani alla griglia, insomma viene cucinato naturalmente per questa sagra del pesce. Allora vediamo un attimo che pesce stiamo preparando per domani sera, che pesce è. Ciao ragazzi, buon lavoro. E allora stiamo preparando, che pesce è? Calamari stiamo pulendo. Calamari imperiali pescati a Marina di San Lorenzo. Pescati, belli freschi. San Lorenzo. Quanti quintali abbiamo? E ci abbiamo un quintale e mezzo. Però roba locale, non di quella che sappiamo noi. Benissimo. Allora ragazzi, siamo in fase di preparazione. Viene pulito, giusto? Stiamo pulendo adesso i calamari pronti, poi vengono naturalmente sistemati nelle cassette, poi domani sera alle cucine della Sagra del Pesce ci saranno i pescatori della marineria di Melito. Aspetta, dimmi. E Saverio Colonna all'entrata, un piccolo contributo che siamo a mare con tutti in Roma. Un piccolo contributo, Saverio Colonna. Allora, quest'anno riprende, io mi avvicino, non parla, ma mi avvicino ai giovani, ai ragazzi che praticamente quest'anno avete ereditato un'eredità pesante, la Sagra del Pesce. Abbiamo una grande responsabilità, quindi non deluderemo nessuno. Sicuramente, si parte dopo una breve pausa, sì. La pandemia, insomma tutto il resto, si parte. Ma non piano, abbiamo già un grande artista domani. Abbiamo Cosimo Papandrea che canterà dopo la distribuzione del pesce, con balli, ci divertiamo tutti insieme. Praticamente adesso qui tutta la serata siete impegnati a pulire. Assolutamente sì, dobbiamo pulire 2 quintali e mezzo di totani, dopo il gamberone, dopo se prendono le barche un po' di sarde. Quindi un misto. Domani sera quindi la gente deve venire. Assolutamente, li aspettiamo tutti. Va bene ragazzi, buon lavoro a voi. Domenico, nuovo componente del comitato Sagra del Pesce, e questi ragazzi giovani che insieme a te avete deciso di riprendere la Sagra del Pesce. Due parole. Sì, era tanti anni che non si faceva, abbiamo deciso di riprenderla perché è una cosa bella per il paese, è stata sempre una festa importante e piano piano ora cerchiamo di, intanto iniziamo con una serata sola, con ovviamente la distribuzione del pesce, un complesso Papandrea, un altro anno vediamo di fare qualcosa in più. Vabbè, comunque Papandrea è un artista importante, non è, si parte con una serata però diciamo l'artista è importante, è abbinato alla Sagra del Pesce, no? Sì, è un artista importante, bravo, quindi speriamo riesca bene, dai. Bene, Domenico, allora adesso la pulitura del pesce, abbiamo visto tanti volontari, insomma, pesce ce n'è tantissimo, oltre, vuoi dire che come si chiama il pesce, gambero, calamare? Allora, sì, oggi c'è la pulizia del pesce, niente, abbiamo totani, gambero e poi vediamo di trovare qualcosina in più per domani, qualche pesce qui locale che abbiamo qui dalle barche. Sì, abbiamo coinvolto parecchie persone, quindi giustamente è una cosa bella, dai. Va bene, grazie, noi ci vediamo domani per la serata. Va bene, ciao Domenico. Ciao.
posto di lavoro dove c'è la pulizia del pesce, sono in compagnia del caro amico Francesco Marra, ex campione di calcio, e insomma vivi presso questa bella frazione del paese di Melito. La marineria di Melito che riprende dopo una breve pausa questa sagra del pesce che onestamente manca un po' a tutti, manca al paese, alla gente, insomma. Allora Francesco, due parole per questa ripresa alla grande, diciamo, sì, perché c'è un grande personaggio come Papa Andrea. Sì, al di là poi del personaggio è importante che la sagra più bella credo della provincia di Reggio Calabria sia tornata, perché questa sagra ogni anno ha portato migliaia di persone. Finalmente il gruppo dei ragazzi Concetto, Domenico, Saverio, Fortunato, non voglio dimenticare altri, Demetrio e tutti gli altri componenti dello staff della Sagra del Pesce, finalmente dopo anni sono riusciti a meno organizzare una serata, sperando che il prossimo anno si possa fare più serate, però le difficoltà sia economiche che altro sono importanti, quindi è difficile già organizzare una serata. Personalmente, come cittadino di Melito e come ragazzo che viene da anni a mare, alla marina, sono sposato con una ragazza della marina, quindi sono un pescatore anch'io e un marinaro diciamo anch'io, quindi sono contentissimo, ringrazio personalmente a nome di tutti questi ragazzi che finalmente, ripetiamo ancora, dopo anni sono riuscito a fare una festa, e domani sera con il pesce, diciamo sempre gratis per migliaia di persone che sicuramente domani ci saranno qua alla festa, e poi portare un cantante con tantissimi sacrifici. Ecco appunto, volevo ritornare un attimo indietro per parlare di questi ragazzi, no? Questi ragazzi che hanno ereditato, diciamo, è importante, la Sagra del Pesce è una manifestazione molto importante, quindi questi ragazzi giovani tutti quanti hanno deciso di riprendere la Sagra del Pesce e partire piano con una serata, insomma diciamo che il coraggio c'è, l'aiuto anche delle persone più grandi, anche dei vecchi del comitato della Sagra del Pesce, insomma l'aiuto c'è sempre. Sì, ma sono stati dei ragazzi molto coraggiosi, perché è difficile, però dobbiamo anche ringraziare tutti gli altri componenti delle altre Sagre del Pesce che non so da quanti anni hanno iniziato, sono stati sempre meravigliosi tutti quanti lo staff, però adesso ci sono questi ragazzi, speriamo che un altro anno, ripeto come ho detto prima, possano fare una festa più importante, però ci vuole l'aiuto di tutti anche con un semplice contributo di 5 euro, perché fanno comodo, però proprio apposta per questo, quindi hanno fatto un enorme sacrificio e quindi sono stati fino adesso speciali, e domani concluderanno anche domani la serata, e quindi credo che è doveroso fare un applauso a questi ragazzi, ma da parte di tutto il paese, non solo della frazione marina. Bene, grazie Francesco. Grazie a voi, buona serata.